Per un giorno Corte Maggiore si è trasformato in un set televisivo. Strade vuote per ricreare la sua bellezza antica, la piazza deserta per sottolineare la grandezza, le chiese aperte per mostrare i gioielli nascosti. Gli autori della trasmissione in onda su Rai Story, Italia, viaggio nella bellezza, hanno deciso di dedicare una puntata al paese maggiostrino in quanto esempio di città ideale, con la sua struttura e la sua storia. Qualche tempo fa eravamo stati appunto contattati come comune da Rai Storia perché facendo alcune ricerche sulle città ideali avevano intravisto la possibilità che Corte Maggiore potesse rientrare nell'oggetto delle loro trasmissioni, e siamo riusciti a convincerli a candidarci come rappresentanza della città ideale, oggetto appunto che delle loro trasmissioni. Un bel modo per far conoscere Corte Maggiore. Un bellissimo modo, perché questa è una vetrina speciale. Corte Maggiore sarà vista a livello nazionale su Rai Storia in un programma che si chiama Italia viaggio nella bellezza, che andrà in onda in seconda serata il lunedì sera, i primi di febbraio. Cosa ha colpito gli autori e il regista di Corte Maggiore? Ma facendo i sopralluoghi sapevamo che era, diciamo, una città di fondazione rinascimentale. Siamo venuti cercando di scoprire i luoghi più particolari della città, la grande piazza che oggi si chiama Piazza dei Patrioti. La cosa che a me particolarmente ha colpito, su cui ci dedicherò un po' di tempo con le riprese, è la Chiesa dei Frati, che ha un esterno bellissimo, quando è colpito dalla luce del sole è molto bello. Con che mezzi state girando? Giriamo con una Canon C300, che è opportuna per questo tipo di riprese. Poi abbiamo degli slider, abbiamo il braccio Jimmy, non so se prima l'hai inquadrato, per fare queste belle riprese larghe che ci fanno vedere un po' tutta la città nella sua grandezza, nella sua grandiosità e bellezza.